Ascolta, noi siamo stati fortunati da ragazzi perché non avevamo né X Factor, né i talent, né la televisione, né Sanremo, non avevamo nulla, però avevamo i dischi di Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday e tanti altri, Bing Crosby, musicisti meravigliosi che purtroppo oggi sono praticamente scomparsi della memoria, però in 220.000 vanno a sentire uno che non andrei neanche se mi regalassero 1 milione di lire. No, non ci vado, non ci vado, ma non ci vado, non ci vado. Ragazzi, ma voglio dire, una cosa è cantare, una cosa è... Vabbè. Allora, c'era un gruppo quando eravamo ragazzini, di cui avevamo i dischi, che si chiamava Les Paul, erano marito e moglie, Les Paul e Mary Ford, che facevano delle canzoni molto piacevoli, tra le quali questo Bye Bye Blues, che io mi ricordo quando facevamo le feste, che i genitori scappavano, e i genitori andavano fuori e ci lasciavano in casa la domenica pomeriggio, e noi tappavamo tutte le finestre che ci fosse più buio possibile, perché era l'unica maniera per poter avere delle emozioni abbracciando delle nostre amiche coetanee, ma avevamo 15-16 anni. Ma era un periodo molto bello, devo dire. E questo brano si chiama Bye Bye Blues. Les Paul è scomparso qualche anno fa, all'età di 94-95 anni, suonando tutte le sere in un club di New York. Lui era famoso per aver creato la chitarra Gibson Les Paul, venduta in centinaia e migliaia di esemplari. Thank you.
Ba da 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 da, oh yeah.